Ciao, allora per questo look ho utilizzato due prodotti della nuova collezione Barbie Love Stila, carinissima, con la confezione olografica troppo carina. Questi sono i colori, eccoli, ho utilizzato questi e solamente questo più chiaro. E ovviamente anche l'eyeliner che è questo qui, carinissimo. Vediamo cosa ho combinato. Allora, comincio applicando una base. E come base uso il Lemonade della Benefit. Dalla palettina della Stila utilizzerò questo colore, questo verde qui. E per applicarlo utilizzerò la 2,39 della MAC. E ovviamente questo andrà sulla palpebra mobile, come vedete, molto pigmentato, e lo tiro leggermente verso l'alto in questo modo. Il prossimo colore è il viola. E per applicarlo utilizzo la 2,19 e questo andrà praticamente nella piega dell'occhio e lo spingo verso l'alto, quindi in questo modo. Prendo ancora un po'. Adesso utilizzo un pennello per sfumare, questo è di MAC 217, e comincio a sfumare questo viola che è molto, molto carino. Adesso con questo pennello della Sonia Kashuk prendo questo colore molto bello, molto shimmer. Lo applico qui, poi si avvicina anche al mio colore naturale, quindi sta bene come highlighter. Lo applico qui. Con un pennellino più piccolo, prendo lo stesso colore e lo vado ad applicare qui, l'angolo interno. Allora, adesso applicherò il grigio, questo grigio scuro con il pennellino della Sonia Kashuk, lo vado ad applicare qui giù, così. Quindi non applico matita, ma applico questo grigio scuro. Prendo di nuovo il 2,17 e sfumo questo grigio. Allora, l'eyeliner è l'eyeliner sempre appunto della stessa collezione Stila Loves Barbie. E per applicarlo utilizzo il pennellino angolato per eyeliner della Sonia Kashuk. Allora, adesso all'interno dell'occhio applico la Artistic License, che è una matita kohl dalla nuova collezione, una delle nuove collezioni di MAC. Prendo di nuovo il pennellino piccolo e il grigio,
prendo un pochettino e lo applico proprio qui vicino, più vicino possibile all'angolo esterno, così. Comincio ad applicare il mascara e questo è il Lash Blast dalla CoverGirl. Faccio le sopracciglia con la matita della NYX. Adesso applico le ciglia finte e ci vediamo fra un secondo. Allora, come fard applico il Gentle Pink, che è della Maybelline, ovviamente il mio adorato pennello della Seneca Shook. E sopra applico la terra illuminante, la cipria illuminante della Estée Lauder. Allora, cos'altro? Il rossetto è lo Snob, che è questo rosa opaco molto, molto carino, che credo stava bene con il look un po' Barbie. Quindi, credo che sia tutto, spero che vi sia piaciuto. Un bacio, ciao!